Ci sono anche degli account Instagram che cercano di catalogare i boni che leggono sui mezzi pubblici. Io, ecco, quello è un genere che io adoro. Credo che il video comincerà proprio così. Esatto. I boni che leggono sui mezzi pubblici. Mai dirò a tu stupido se qualcuno dice faccio fatica a trovare il tempo per leggere, faccio fatica a ritagliarmi quella bolla lì di tranquillità. È un grande immenso problema, penso per tutti. Io mi sono abituata all'idea di non poter usufruire di uno spazio. Tipo la foto di Instagram che si vede con la tipa, con la treccia alla francese, con i calzettoni bianchi, la copertina, il cappuccino, le candele, la neve che scende, che si siede là e dice: ah, adesso lei, adesso che ho apparecchiato tutta sta roba, adesso mi metto e leggo. Io leggo in piedi mentre cuoce la pasta, leggo in bagno, leggo sui mezzi. È un bel domandone. Diciamo che si legge più di prima e che ci sono anche un sacco poi di falsi miti, forse. I giovani e i videogiochi si distraggono di qua e di là, i social, eccetera. In realtà i lettori giovani sono quelli che, soprattutto in questi ultimi anni, stanno tirando veramente la carretta. A livello scolastico poi ci sono delle tappe di lettura che sono quelle, insomma, curricolari, diciamo, ma poi ci sono anche tantissime cose che soprattutto i più giovani leggono per i fatti loro, leggono a rullo, leggono anche tanto fumetto, soprattutto in questi anni, tanto manga, che è un settore che è esploso. Questa cosa di la cultura altissima e la cultura bassa, secondo me, è una roba che ci dobbiamo finalmente lasciare alle spalle e dobbiamo essere felici di avere dei lettori che partono da punti estremamente diversi e poi faranno il loro cammino di lettori. Quella proiettiamo nelle scuole. Beh, però è vero, tutti, ah, oh, non mi legge a 14 anni, ha fatto fatica con i malavoglia. Grazie, ma guarda, veramente? Io ho letto un sacco di manga durante le superiori, leggevo praticamente solo manga, ed eccoci qua. Beh, allora, sei nerd della lettura, sì. Anche lì l'altra etichetta, l'etichetta nerd, si applica a chi ha una conoscenza approfondita di qualcosa, quindi si può essere benissimo nerd della lettura come si può essere nerd dei rollerblade. Non lo so, sai tutto sui rollerblade. Chi legge forse è un po' più capace di stare da solo, ma perché in realtà non sta da solo, sta leggendo e ci sono un sacco di cose che succedono in quello spazio di solitudine. Non ne ho idea ed è anche una domanda che mi terrorizza perché mi sposta automaticamente nell'ambito del devo essere produttiva quando leggo. Come si fa a leggere più velocemente? Boh, saltando le pagine si legge più velocemente. Sono lì a casa mia e mi arriva questo che mi deve venire a dire come devo campare. Ma vai dalla tua rosa, vai dalla tua. Ma poi come tratta quella povera volpe? Mi dà sui nervi tutto, non lo so. È più forte di me, è più forte di me. In realtà no. Cioè, guadagno con i libri degli altri quando li traduco, ma io in ambito editoriale ho deciso di tenermi quell'ambito lì come parco giochi personale. Sia sul blog che poi su Instagram, su Snapchat, quando insomma ho iniziato poi a chiacchierare dei libri in video, diciamo, ho sempre pensato che quello dovesse essere un posto dove io potevo fare quello che mi pare, tenermi un mio margine di manovra, eccetera. Non ci sono le recensioni a pagamento, se dobbiamo proprio metterla giù in maniera molto brutale. Io forse ancora mi identifico come una persona che scrive su un blog. Poi si sono aggiunti un sacco di altri pezzettini, un sacco di altri posti dove raccontare delle cose e si sono anche create poi delle etichette, diciamo, soprattutto in determinati racconti viene palesemente utilizzato in maniera dispregiativa, quindi se tu ti becchi titolone da qualche parte con l'influencer, tende a seguire qualcosa di non particolarmente edificante. Ed è un peccato perché comunque è un termine che funziona. Che ha una sua economia interna, ha una sua applicazione che non dovrebbe avere niente di male. Ricchissimi, ricchissimi. Secondo me tutti ricchi, no, almeno io. No, questa non lo so, perché è ovvio. No.
Qua è un casino. Non lo so. Diciamo che c'è una tale stratificazione. Ci sono i micro influencer, ci sono i mega giga influencer. A dimensioni diverse penso che poi corrispondano anche compensi differenti. Poi il quanto dipende da mille fattori. Non è detto che un cliente enorme abbia un budget altrettanto enorme o che lo voglia destinare a te. Che se ne dica e se ne pensi, sì, è un lavoro. È anche un tipo di lavoro che ha creato un settore che prima non esisteva, quindi è proprio un pezzettone nuovo della comunicazione. E non è neanche un lavoro molto facile, se posso. Con questa rischia, eh? Sì, è un lavoro, sì. Sì, raga, è un lavoro. Ma rivendendosi le cose che ti regalano, chiaramente. No, non è vero. Si guadagnano i soldi quando un'azienda, un brand, un produttore di qualcosa ti domanda uno spazio nella tua programmazione normale di contenuti, diciamo. Quindi ci si inventa un modo per parlare in una maniera che somiglia, almeno qua nel mulino che tutti vorremmo, una maniera che somiglia a quello che si racconta di solito alla propria community. Far funzionare, il far succedere queste cose, lo trasformano, come dicevamo prima, in un lavoro. Ho avuto una crescita molto molto lenta e soprattutto io ho iniziato a fare delle cose online, a scrivere delle cose online in un'epoca in cui tutto ciò non esisteva, non era previsto. Si sono create delle micro community che poi nel tempo si sono spostate qua e là. Nessuno sapeva bene come si faceva, non c'era il manuale di bene, l'influencer marketing funziona così. Quindi insomma, sapendo che anche di là hai degli esseri umani che giustamente hanno le loro reazioni, hanno i loro paradigmi interpretativi di quello che può succedere. Non dico che fai delle cose sempre e comunque per rispondere a un'aspettativa, però è una cosa importante, tieni conto delle opinioni di chi ti segue da tanto tempo e di chi anche è cresciuto con te e che fondamentalmente ti permette di fare quello che fai. A me terrorizzano, io mi terrorizzo quando lo vedo accadere. Non lo so, ci si sente autorizzati poi a infierire in una maniera che forse diventa addirittura più grande e più virulenta rispetto al singolo poi episodio che ha scatenato quello che insomma quello che si scatena. Diciamo, le persone che ti guardano in attesa che pesti il famoso merdone, secondo, cioè io non le ho rilevate, poi ci saranno quelli a cui sto sui coglioni, cioè. Io so fare tutto, la domanda è, ma tu vuoi cucinare? La risposta è no. Non lo so, forse arriverà questo grande conglomerato del male che accorpa tutto quanto. Stiamo tutti con i nostri simpatici avatar molto legnosi, è anche complicato fare delle previsioni. Io spero che siano dei posti dove finalmente risolviamo il grande dilemma del ma come mi devo comportare in questi contesti rispetto a come mi comporto nel mondo reale. Non so, forse si recupera un po' lo spirito che c'era ai miei tempi, qui era tutta campagna, signora mia, sui blog ci trattavamo bene, no, non lo so. Però c'era uno spirito di condivisione molto sereno anche, forse anche molto spericolato probabilmente, perché si raccontavano delle robe che se lo fai adesso probabilmente non dureresti 5 minuti. Ci vorrebbe, non lo so, un approccio diverso forse nostro in generale, di essere un pochino meno inquinanti anche per gli ambienti virtuali. Devo stare zitta? Rifacciamo.